Hai avuto diverse esperienze, Frosinone, Vicenza, Verona,
E all'Avellino ti stavi affermando, hai fatto ottime cose, arrivi da una stagione e mezza da titolare. Che cosa ti ha spinto a scegliere Parma e aiutarti in gioco praticamente da zero in Lega Pro? No, erano due stagioni e mezza per Avellino. Sì, dal 2014. Sì, le motivazioni, beh, basta conoscere la storia del Parma per avere motivazioni, perché penso che una società così gloriosa era difficile rifiutare. Voglio ringraziare il direttore che comunque mi ha cercato e mi ha voluto fortemente, e io ho voluto fortemente venire a Parma. Sicuramente è stata una scelta a livello umano molto difficile, perché ad Avellino ho passato 2 anni e mezzo stupendi, dove mi sono trovato benissimo, ho fatto dei buoni campionati, ho fatto anche dei playoff per andare in Serie A, quindi sicuramente a livello emozionale mi ha dato tanto, però ho ritenuto giusto accettare l'offerta del Parma e rimettermi in gioco in questa piazza, perché c'è un progetto ambizioso e ci sono persone competenti che lavorano qui, che l'hanno sempre dimostrato in questi anni, e in più c'è una storia dietro, una piazza gloriosa, che è giusto che torni nelle categorie che competono, quindi ho scelto questo progetto per cercare di aiutarle a fare questo. Ne approfitto per farti un'altra domanda, la rivolgo anche al direttore Faggiano, è più una battuta, però quanto c'è in questa trattativa, quanto è stata importante la tua doppia prestazione dell'anno scorso contro il Trapani, visto che hai parato 2 rigori, tra l'altro uno anche a Scozzarella, che sarà il tuo prossimo compagno? No, non lo so, perché comunque abbiamo perso tutte e 2 le partite, quindi... Però hai fatto una bella figura. L'anno scorso erano battibili, quindi... No, a parte gli scherzi, ne ha parlato anche uno di Valdo, no? Se ne parlava l'altro giorno, lo spoglio, però non c'entra, non è una partita, no. Non è una ronda che fa primavera, è un giocatore stimato e si è fatto da solo, perché pure un anno era andato ad Aosta a giocare, poi dopo l'Avellino ci aveva creduto in lui, non era semplice portarlo da Aosta, che penso che è l'ultimo sport che si pratichi in regione, portarlo ad Avellino, una piazza importante, ambiziosa e che hanno tante pretese. Però abbiamo preso il giocatore e l'uomo pure, soprattutto. Nonostante i 2 orecchini, un ragazzo per bene, c'ha due figlie. Tutto. Prima settimana il suo ex direttore sportivo all'Avellino ha detto che trattare un signor portiere qui non è stato facile mandarlo via, perché ha fatto 2 stagioni da titolare. Immagino che anche qui trattare dovrà fare titolare, perché come diceva prima il direttore Cenzo Gomez, che lo sta facendo male. Ma io ho accettato a prescindere, non ho fatto discorsi, non ho parlato con la società del mio ruolo. Mi hanno cercato, mi hanno fatto l'offerta e io l'ho accettata, perché ritenevo giusto accettare e aiutare il Parma, come ho detto, a migliorarsi e cercare di dare una mano. Poi c'è un mister che fa le scelte e io sono pagato per allenarmi, poi se il mister riterrà opportuno mandarmi in campo lo farò con tutto me stesso, come ho sempre fatto ovunque ho giocato, quindi cerco di allenarmi bene e poi spero comunque di poter dimostrare il mio valore, però dietro c'è un mister che fa le scelte e le rispetto. Ecco, dopo 2 giorni così, dopo 3 giorni di allenamento, quali sono le sue sensazioni? No, penso che di aver fatto la scelta giusta, di essere arrivato veramente una società organizzatissima, e sinceramente non ero abituato a tutti questi comfort, diciamo, perché è veramente tutto curato in ogni minimo dettaglio. Cerchiamo di fare peso e sbagliamo. E quindi penso che qui il giocatore deve solo pensare a giocare, non deve pensare ad altro, perché ci sono persone che lavorano per noi che veramente non ci fanno mancare nulla. Questo è quello che volevo dare in questi 2 o 3 giorni. Per quanto riguarda lo staff tecnico, il direttore, insomma il direttore l'ho incontrato avversario e l'ho sempre stimato e rispettato, perché ho visto insomma come